Laudetur Jesus Christus, sempre laudetur, Ave Maria. Carissimi amici e fratelli nella fede, ben ritrovati ai nostri colloqui. In questo caldo luglio torniamo a parlarvi delle umane vite. Intanto perché fu pubblicata il 25 luglio del 1968 e anche perché, come sapete, è stata un'enciclica molto molto contestata all'interno della Chiesa, soprattutto da chi avrebbe dovuto difenderla. Ci riferiamo ad alcune conferenze episcopali, quindi dei vescovi, soprattutto quei vescovi che erano stati poi grandi elettori in conclave, quei cardinali, meglio dire, in conclave di Paolo VI, e che invece furono i primi ad attaccarlo brutalmente quando pubblicò questa enciclica. Comunque, più dell'enciclica in sé, che ci sarà utile comunque, vogliamo parlarvi del magistero. Perché, come sapete, varie volte si torna a parlare di questa enciclica, di volerla cambiare, riformare, reinterpretare, perché non è magistero infallibile e quindi può essere riformato, cambiato oppure reinterpretato. È curioso perché invece i documenti di questo pontificato, il cui magistero è strettamente pastorale, infatti Papa Francesco stesso l'ha detto varie volte che non ha intenzione di definire, ma di avviare processi, di occuparsi soprattutto di pastorale, però i documenti di questo pontificato non si toccano, sono intoccabili, c'è quasi una infallibilità a priori, a prescindere da qualsiasi cosa, mentre i documenti precedenti sono tutti da reinterpretare, da cambiare, da vagliare. Magari anche quelli addirittura del magistero straordinario, tipo quello abbiamo visto recentemente alla presentazione, alla conferenza stampa di presentazione del documento di lavoro sul Vescovo di Roma. I due cardinali hanno parlato di reinterpretare il dogma dell'infallibilità pontificia del Vaticano I. Vedete, insomma, tutto si può cambiare tranne quello di questo pontificato, come se l'oggi, l'immediato, insomma, il presente sia automaticamente infallibile, mentre il passato sia qualcosa non tanto da cancellare, ma da cantonare o di autorizzare quando fa comodo, senza rinnegarlo formalmente, ma almeno diciamo ufficiosamente. In realtà non è così, non è assolutamente così. Ecco, e prendendo spunto da una domanda che è aggiunta alla rubrica Un sacerdote risponde, a cura di Padre Angelo Ballon, allora oggi tratteremo in questo colloquium sia delle umane vite, sia del suo insegnamento, che è definitivo e riformabile pur trattandosi di magistero ordinario, e anche grazie alla risposta di Padre Bellon per capire quando il magistero ordinario invece è infallibile e irriformabile e non può essere reinterpretato. Bene, allora andiamo a leggere insieme la domanda e la risposta. Dunque, il quesito è il seguente. Le invio in allegato uno stralcio di un articolo giornalistico tratto dal quotidiano Il Mattino, ma la cosa è di dominio pubblico e tutti ne parlano. Il Santo Padre ha detto che potrebbero essere visti i contenuti delle umane vite di Paolo VI. La prima domanda che mi sorge spontanea non è tanto legata alla pillola in sé, che è comunque una cosa importante, ma è la seguente: noi semplici fedeli ci possiamo fidare del Sommo Pontefice della Chiesa docente quando ci dicono una cosa, se poi ad esempio dopo 50 anni ci dicono una cosa diversa? Grazie per la sua attenzione. Allora, questa è la risposta di Padre Angelo Bellon. Primo punto, caro Cristino. Cristino è colui che pone la domanda. Il Papa non ha detto che possono essere rivisti i contenuti dell'enciclica di Paolo VI. Infatti, una volta durante una conferenza stampa di ritorno non mi ricordo da quale viaggio, insomma, rispondendo alla domanda, Paolo VI, non Paolo VI, chiedo scusa, Francesco disse che i teologi stanno lavorando, ne stanno parlando, poi comunque sarà il magistero a mettere i puntini su lei. Quindi è chiaro che il Papa sta dicendo lasciateli parlare, tanto poi la decisione la prendo io, la prende il Papa. E però poi chiaramente Padre Bellon spiega che inoltre non ogni parola del Papa è magistero della Chiesa, soprattutto quando parla nelle interviste nelle quali non gli viene chiesto di esprimere la dottrina della Chiesa, ma una sua opinione. La Chiesa ha sempre distinto fra il Papa in quanto sommo maestro della Chiesa, custode del deposito della fede e dottore privato. Ma questo da sempre, eh? Punto 2. Il vademecum per i confessori del Pontificio Consiglio per la Famiglia, che fu reso pubblico il 12 febbraio del 1997, scrive: la Chiesa ha sempre insegnato l'intrinseca malizia della contraccezione, cioè di ogni atto coniugale intenzionalmente infecondo,
Questo insegnamento è da ritenere come dottrina definitiva e irreformabile. La contraccezione si oppone gravemente alla castità matrimoniale, al contrario al bene della trasmissione della vita, aspetto procreativo del matrimonio, e alla donazione reciproca dei coniugi, aspetto unitivo del matrimonio. Quindi, cosa sta dicendo la Chiesa in questo Vademecum per i confessori? Non è solo la contraccezione contro il primo fine del matrimonio, cioè l'aspetto procreativo, ma anche contro il secondo fine del matrimonio, l'aspetto unitivo, perché ferisce il vero amore e nega il ruolo sovrano di Dio nella trasmissione della vita umana. I coniugi, cioè, sono collaboratori di Dio nel trasmettere la vita, nella trasmissione della vita umana, non sono i padroni della vita umana. Non possono fare come voglio nel matrimonio. E infatti Padre Bellon nel punto 3 dice: che cosa si deve intendere per dottrina definitiva? Allora, nella nota dottrinale illustrativa della formula conclusiva della professione di fede dell'allora Congregazione per la Dottrina della Fede, che accompagna il motu proprio ad Utendam Fide, del 12 maggio 1998, documento voluto da Giovanni Paolo II, si legge, attenzione qui, ecco, perché Padre Bellon sta citando: il Magistero della Chiesa comunque insegna una dottrina da credere come definitivamente rivelata o da ritenere in maniera definitiva con un atto definitorio oppure non definitorio. Nel caso di un atto definitorio, viene definita solamente una verità con un pronunciamento ex cathedra da parte del Romano Pontefice o con l'intervento di un concilio ecumenico. Nel caso di un atto non definitorio, viene insegnata infallibilmente una dottrina dal Magistero ordinario universale dei Vescovi sparsi per il mondo in comunione con il successore di Pietro. Di conseguenza, quando su una dottrina non esiste un giudizio della forma solenne di una definizione, ma quella dottrina appartiene al patrimonio del deposito della fede, è insegnata dal Magistero ordinario universale, che include necessariamente quello del Papa, essa allora ritenersi come proposta infallibile. E ancora, viene sempre dallo stesso documento: per quanto riguarda la natura dell'assenso dovuto alle verità proposte dalla Chiesa come divinamente rivelate o da ritenersi in modo definitivo, è importante sottolineare che non vi è differenza circa il carattere pieno e irrevocabile dell'assenso dovuto ai rispettivi insegnamenti. La differenza si riferisce alla virtù soprannaturale della fede. Nel primo caso l'assenso è fondato direttamente sulla fede e nell'autorità della parola di Dio, dottrine de fide credenda. Nel secondo caso esso è fondato sulla fede, nell'assistenza dello Spirito Santo al Magistero e sulla dottrina cattolica dell'infallibilità del Magistero. Dottrine de fide tenenda. Quindi poi spiega Padre Bellon al punto 5: il Magistero della Chiesa su questa materia, quello sulla morale coniugale, si è espresso in maniera collegiale nel sinodo celebrato nel 1980, il cui insegnamento è stato proposto da Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio. Questo sacro sinodo, riunito in unità della fede col successore di Pietro, fermamente ritiene ciò che nel Concilio Vaticano II e in seguito nell'Enciclica Umane Vitae viene proposto, in particolare che l'amore coniugale deve essere pienamente umano, esclusivo e aperto alla nuova vita. Inoltre, spiega Padre Bellon nel punto 6, Giovanni Paolo II, e qui vogliamo sottolineare che Giovanni Paolo II e Paolo VI sono stati canonizzati da Paolo VI, da Papa Francesco, ecco, ci ha tenuto veramente molto Papa Francesco che fossero canonizzati nel suo pontificato, egli poi è sempre stato un grande ammiratore di Paolo VI. Tornando al punto 6, Giovanni Paolo II ha approfondito e confermato a più riprese la dottrina dell'umane vite. In un passo saliente del suo magistero si è espresso così: la prima ed in un certo senso la più grave difficoltà sul nostro tema è anche nella comunità cristiana si sono sentite e si sentono voci che mettono in dubbio la verità stessa dell'insegnamento della Chiesa. Tale insegnamento è stato espresso vigorosamente dal Vaticano II, dall'Enciclica Humanae Vitae, dall'esortazione apostolica Familiaris Consortio e dalla recente istruzione Dominum Vitae. Emerge a tale proposito una grave responsabilità. Coloro che si pongono in aperto contrasto con la legge di Dio, autenticamente segnata dal Magistero della Chiesa, guidano gli sposi su una strada sbagliata. Quanto insegnato dalla Chiesa sulla contraccezione non appartiene a materia liberamente disputabile fra i teologi. Inoltre,
Il segnare il contrario equivale a indurre nell'errore la coscienza morale degli sposi. E al punto 7, così padre Bellon conclude: di fronte a tali espressioni non si può neanche immaginare una riformabilità del magistero. E a questo proposito va applicato il detto teologico Roma locuta, causa finita. Il magistero della Chiesa ha parlato, la discussione è finita. Quindi, tirando le somme, cari amici e cari fratelli nella fede, quando è che il magistero è infallibile? Del primo grado, cioè quando viene proclamato solennemente un dogma, magistero straordinario, ex cathedra. Poi c'è il secondo grado, magistero ordinario, quando viene definita una dottrina anche senza proclamare un dogma, ma viene definita in maniera irreformabile, proprio definitiva. Perché si dice definita? Poi c'è un terzo grado del magistero che è più strettamente pastorale, riguarda la disciplina ed è quello usato soprattutto da Papa Francesco nel suo magistero, ecco, per intenderci nel suo pontificato. Per quanto riguarda l'umane vite, Paolo VI disse espressamente che insegnava in quanto custode della fede e maestro di tutta la cristianità, di tutta la cattolicità. Poi, come abbiamo visto da quello che ha scritto Padre Bellon, Giovanni Paolo II ha ribadito più volte come, che questa dottrina è irreformabile, senza contare che in un'enciclica, La Veritatis Splendor, quello sulla teologia morale, ha ribadito ancora una volta, e questa era un'enciclica rivolta soprattutto ai vescovi, quindi di secondo grado, magistero definitivo, che questa è la morale coniugale non cambia. Non cambia a seconda delle mode dei tempi o degli studi dei teologi o pseudo teologi che così sia. Quindi è chiaro che il magistero della Chiesa, quando si esprime in maniera solenne, cioè ex cathedra, in maniera straordinaria, o magistero altrettanto solenne, o maniera altrettanto solenne, ma ordinariamente, quando definisce la dottrina, è infallibile. Cioè quando espressamente il Romano Pontefice dice che sta insegnando una dottrina della Chiesa, insomma, di Dio, che la Chiesa deve insegnare. Questo è successo con l'Umane Vitae, per esempio, abbiamo detto la Veritatis Splendor. Poi c'è stata la tanto contestata e vero prolissa dichiarazione Dominus Iesus, però l'insegnamento fu detto dal cardinale Ratzinger è definitivo perché ribadisce che Gesù Cristo è l'unico salvatore dell'umanità, non ce ne sono altri e per salvarsi bisogna credere in lui. Così come nella lettera apostolica, quando Giovanni Paolo II disse apertamente: come successore di Pietro confermo nella fede i miei fratelli e dichiaro che la Chiesa non ha l'autorità di ordinare al sacerdozio ministeriale le donne. Anche questo è magistero ordinario, ma infallibile. L'ultima volta che è stato usato il magistero straordinario fu nel 1960 da Pio XII, il venerabile pontefice che proclamò l'ultimo dogma mariano, quello di Maria Santissima assunta in cielo. Quindi l'insegnamento della Chiesa sul matrimonio non cambia, perché poi non è una legge ecclesiastica positiva, cioè non è, per esempio, la Chiesa può decidere, a certe, tra virgolette, a certe libertà, la Chiesa può decidere, per esempio, quante messe si possono andare al giorno, quante celebrare al giorno, quanto dura il digiuno e così via. E in alcuni casi può esentare i fedeli dal precetto domenicale, abbiamo visto durante il periodo del lockdown, del Covid. Ma per quello che riguarda il diritto divino, la Chiesa non ha nessun potere. La finalità del matrimonio è di diritto divino e quindi la Chiesa non dice quello che pensa lei, anche perché la Chiesa non ha il suo pensiero. Il pensiero della Chiesa è il pensiero di Cristo. Quindi, certo, poi magari arriverà qualcuno che riuscirà a far intendere che il magistero è cambiato, ma se anche tutti si convincessero che 2 più 2 fa 5 o 3, 2 più 2 continuerà a fare 4. E finché resterà quel piccolo gregge, quel piccolo resto che rimarrà fedele alla Chiesa, la Chiesa trionferà con tutta la verità di Cristo, anzi la verità è Cristo stesso. Quindi stiamo tranquilli, noi nel nostro piccolo continuiamo a insegnare ciò che abbiamo ricevuto e a trasmettere quello che abbiamo ricevuto, cioè la fede apostolica, ciò che il Signore ha rivelato ai suoi apostoli, compreso il diritto naturale, ribadendo sempre che
che la Chiesa, il Romano Pontefice, godono di questo speciale carisma dell'infallibilità per la fede e per la morale. Chiaramente però deve essere usato, perché i pastori possono anche scegliere di non usarlo. Abbiamo visto Papa Francesco nel suo pontificato non lo sta facendo, il Vaticano II un concilio valido. Però i papi che lo hanno aperto e chiuso, così come i padri conciliani, decisero di non usare il carisma dell'infallibilità perché si è trattato cosiddetto di un concilio pastorale, non che non abbia una dottrina, ma pastorale nel senso che bisognava cercare nuove strade per farsi accettare, farsi capire da questo mondo moderno. Ha funzionato, dai frutti, lo vedremo dai frutti, come dice il nostro Signore. Io vi saluto e vi ricordo di iscrivervi nel nostro canale, di cliccare un bel like e condividere i nostri contenuti e anche il nostro sito. Non lo chiediamo certamente per la vanagloria, non ci guadagniamo niente, lo chiediamo semplicemente perché così gli algoritmi dei social media possono far conoscere meglio e di più questi contenuti, e abbiamo visto che purtroppo di cattivi contenuti, soprattutto anticattolici, in internet se ne trovano e se ne trovano parecchi. Però, come è importante che ci sia un piccolo gregge nella Chiesa, che rimanga fedele alla Chiesa di sempre, alla dottrina eterna che non cambia, che è la dottrina di Cristo, così è bene che magari ci siano dei buoni contenuti, anche se pochi, in internet che possano, insomma, seminare il seme, conservare il seme, come diceva Giovanni Guareschi. Poi sarà il Signore a farlo crescere. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.